Ventata e promo. Nel girone blu, solo per stasera poi rimane scegli tu. Audi, Maserati, Mercedes, BMW. Stai senza pensieri, già non pensi niente più. Non pensi niente più. Ci portano giro, frate mie, ne fasci quattro. Ci fai poco, tengo sette vite come gatto. Non mi importa niente, voi che mo faccio cantando. Da quando cantava con mi ricciolati tanto. Con la me, profumato di Chanel. Giro per tutto quartiere, Gucci, nuove tutte. Per qualsiasi tipo di ricorrenza, affidati ad Idea Fiori. Idea Fiori, di Michele Pinto, in via Tirreno 71 a Potenza. Addobbi floreali per qualsiasi tipo di cerimonia. Piante di ogni tipo. Per ogni esigenza, chiama il 349 39 11 524. Idea Fiori è a tua disposizione. Ci trovi in via Tirreno 71 a Potenza. TRE Viaggi, agenzia viaggi a Potenza, specializzata in numerose destinazioni quali Stati Uniti d'America, Giappone, Australia e Polinesia. Lo staff di TRE Viaggi vanta un'esperienza ventennale ed è in grado di pianificare viaggi su misura, con passione ed impegno, per garantire la perfetta riuscita della vostra vacanza. Siamo anche biglietteria aerea, navale, ferroviaria e autolinee come Liscio, Marozzi e Marino. TRE Viaggi è in via del Gallitello 89 a Potenza, con telefono 0971 60 12 43. Seguici su Facebook, Instagram e su www.treviaggi.com. TRE Viaggi, la tua agenzia di viaggi. Panificio Biscottificio La Nuova Cavuoti SRL offre prodotti da forno dolci e salati con ingredienti di prima scelta, produzione di pane con farina tradizionale, integrale o di soia, focacce, pizze farcite, taralli, biscotti, brioche, dolci tipici regionali, glassati e pralinati, pasta di mandorle e tante altre squisitezze. Siamo in via Sant'Angelo 43 AB a Pietra Pertosa a Potenza. Info al 333 500 1 62 40. Panificio Biscottificio La Nuova Cavuoti. Viva la bontà. Bar Sopra lo Zero di Nicola Colangelo e figli, caffetteria, cornetteria, drink, stuzzicherie varie, panini assortiti, pizza al taglio e ripiena, gelateria artigianale e gelati delle migliori marche, esclusivista per Potenza dell'Aron Caffè, dal profumo unico e intenso, bibite assortite, vino e prosecco esclusivi, tutto ciò all'insegna della cortesia e della professionalità, a vostra disposizione per ogni tipo di lieto evento. Bar Sopra lo Zero di Nicola Colangelo e figli, in Contrada Centomani numero 11, presso il Palazzo di Vetro a Potenza. Per info e prenotazioni 388 73 19 055. Bar Sopra lo Zero, da noi fa sempre caldo.
chiudono palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Per una decisione questa è stata particolarmente difficile. Chiudono palestre. Ancora qualche secondo. Per la tua pubblicità contattaci allo 0971 30 98 54 oppure 340 94 78 112. Buonasera a tutti da Simona Ruggeri e benvenuti alla 10ª puntata del Diavolo e l'Acqua Santa, che viene onda a Potenza dagli studi di Radio Studio Web di Via di Giura. Il format ideato da Arturo Scarpareggia, che sta avendo un grandissimo successo, viene irradiato in streaming da tuttopotenza.com e da tutti i canali tematici e social di Radio Studio Web ed è visibile anche sul canale 885 del digitale terrestre e tramite IPVC collegando il vostro televisore via internet al sito radiostudioweb.it. Ringraziamo il padrone di casa Gianni Penna che ci ospita e tutto il suo staff che lo aiuta nel suo progetto radio televisivo. Puntata a dir poco travolgente oggi del Diavolo e l'Acqua Santa, dato che il Potenza ha perso ancora contro la Juve Stabia e domenica al Viviani arriva il Catania dell'ex Giuseppe Raffaele. Buonasera ai nostri Sergio Mauro, Diavolo, ciao, e Arturo Simona, Scarpareggia, buonasera Angelo, buonasera, che hanno veramente tantissime cose da dirci. E allora Arturo, facci questo punto della situazione. Buonasera a tutti, buonasera dal Diavolo e l'Acqua Santa. Non siamo ancora usciti dal tunnel. Speriamo che questo Santo Natale possa illuminarci e possa illuminare il Potenza di Mister Capuano, che domenica, caso del destino, si ritroverà di fronte Mister Raffaele, ex veramente tanto amato in questa città, che ha fatto tanto bene con la squadra cara al leone rampante. Come ha detto la nostra bella e brava Simona, abbiamo veramente tante, tantissime cose da dirci. Per quanto riguarda il mercato, voglio subito fare una precisazione. Abbiamo deciso con Sergio, anche se c'è tanta carne a cuocere, di mantenerci comunque vaghi per un fatto di rispetto nei confronti di tutti, perché il Potenza ha da giocare
due partite molto molto importanti. Quindi, dato che questa dovrebbe essere la nostra ultima trasmissione, perché poi il Potenza gioca il Monopoli mercoledì in serata e poi giovedì prima di Capodanno, vi prometto, se ci riusciamo, facciamo uno specialino di un'ora dove tiriamo fuori tutti i nomi e vi raccontiamo dei papabili, quello che di sta chi va succedendo. E chi viene. Però adesso diremo qualcosa, ci manterremo per vie generali senza entrare nel dettaglio, perché domenica il Potenza ha una partita importantissima e quindi non bisogna ledere questo gruppo che è già abbastanza particolare. Boldor è stato messo fuori rosa, ma per iniziare linea la nostra Simona che ci illumina anche lei con la sua scaletta. Sono per la maggior parte tutte domande preparate da Simona. Io ho dato una supervisione veloce perché diciamo siamo tutti in velocità, soprattutto in questo periodo, e quindi vediamo subito cosa bolle in pentola per tutte le vostre domande, i vostri messaggi. Siamo qui, quindi anche vi ripeto, per quanto riguarda il mercato, se avete domande da porci, curiosità, news che noi non sappiamo, siamo a vostra disposizione. Però che non siano consigli degli acquisti per il supermercato. No, non devo andare, quindi abbiamo tempo. Vabbè, vai Simone. Sergio, volevo sapere da te cosa ti aspetti quindi contro questo Catania? Lo dicevo lunedì alla trasmissione dei tifosi del Potenza, che qualche lucetta in fondo al tunnel incomincia a vedersi. Comunque la prestazione di Castellammare di Stabia è stata, togliendo ovviamente il risultato, è stata una prestazione, possiamo dire, positiva. Poi i soliti errori individuali hanno determinato un'altra volta la sconfitta del Potenza, però sto vedendo che questa squadra sta incominciando a giocare con quella intensità, quell'attenzione, fatta ovviamente eccezione per gli errori individuali, che va cercando e che vuole mister Capuano dai propri giocatori. Sicuramente la partita di Castellammare ha lasciato almeno un marchio positivo, però bisogna fare e dare di più. Il Potenza deve fare assolutamente punti in queste due partite, con il Catania ed il Monopoli. Sta dimostrando in sostanza che il Potenza non è una squadra che può essere messa, non è sicuramente una squadra materasso, esattamente, non è più una squadra materasso, bravo. Cioè, chi ha battuto comunque se l'è sudata, non ha mai, tranne ci sono state, almeno con la Vibonese ha perso male, sì, solo con la Vibonese, però chi ha battuto il Potenza anche lo stesso Avellino, cioè, non vi pensate che la Juve Stabia è andata a calpestare, ha dovuto faticare le fatiche, perché comunque il Potenza, se non avesse avuto quei due regali, ovviamente lo ripetiamo, come subisci il gol questa squadra va in blackout. Anche se poi dopo aver subito il gol comunque c'è stata una reazione, non ha demeritato, poi su palla nostra siamo stati capaci di regalarla ai giocatori della Juve Stabia, e di lì poi il liscio di Boldon ha fatto praticamente chiudere la partita sul 2-0. Come lo stai sentendo? Il mister è voglioso, sa qual è la situazione, sa che non può sbagliare, però giustamente lui ce la sta mettendo tutto con questi ragazzi per poter cercare di ottenere il meglio, piano piano, anche se i risultati non ci stanno. Abbiamo gli... una telefonata, interrompere. Sì, Gianni, pronto? No. Pronto? Ciao, sono Giulio, buonasera a tutti. Giulio. Ciao Giulio. Ciao. Buonasera, specialmente a Simona. Mancava. Grazie. Stai attento Giulio, che avviso. Nel gruppo. Avviso tua moglie. Ciao Giulio. Siete tutti competenti. Grazie. Volevo cominciare con una domanda per quanto riguarda le voci di mercato. Si parlava di un ritorno di Giosa, di un ritorno di Sales e addirittura anche di Sepe. Io spero tanto ci sia, specialmente il ritorno di Giosa, per mettere anche a posto un po' la difesa con l'esperienza, anche con la conoscenza che ha Giosa dell'ambiente potentino, ovviamente. Ma poi volevo spostarmi un po' sulle condizioni fisiche
del allora, nostro attaccante sul mercato principe poi Sacchi. Abbiamo la finestra di mercato. Fai finire di fare la domanda, Giulio. Scusa Giulio, finisci la domanda che Arturo ti stava interrompendo. Ah, vi sento molto poco, veramente. Dimmi, allora dicevi le condizioni di Cianci. Ok, sì, le condizioni di Cianci e se gioca domenica. Allora, sul mercato, dopo abbiamo una finestra di mercato e quindi dico nel dettaglio Sales, Giosa e Sepe. Per quanto riguarda Cianci, ne sa di più Sergio, se abbiamo qualche novità. Cianci ha una pubalgia, quindi... Un inizio di pubalgia, sì. Quindi deve essere per la partita di domenica. Potrebbe recuperare, come non potrebbe... Ma non va rischiato. Però io ritengo che non vada rischiato, Giulio. È meglio preservarcelo... almeno con il Monopoli, poi avrà tempo di riposare perché si riprenderà, come tu ben sai, il 13 gennaio, quindi ci sarà tempo, quindi se lo dobbiamo rischiare è meglio rischiarlo col Monopoli. Certo, ma secondo voi col Monopoli ci ritroveremo di fronte Giosa e Sales oppure saranno in panchina? No, Giosa, non sappiamo, ieri Giosa era in panchina, se non erro Sales ha giocato. Questa è una domanda un po' provocatoria. Però queste sono tutti dei pur parler, nel senso che sono talmente tante proposte, che... Certamente che ci farebbe enormemente piacere, soprattutto perché sappiamo... la validità di questi giocatori che potrebbero ovviamente risolvere i problemi in difesa, però non scartiamo anche altre possibilità. C'è chi dice che i cavalli di ritorno non sempre portino bene, io ovviamente sarei il primo a sottoscrivere il ritorno sia di Giosa in primis, Sales e lo stesso Sepe. Assolutamente. Io vi faccio di nuovo i complimenti, vi devo dire che state veramente spaccando, perché qua... Ma quella è Simona, Giulia, è Simona. Noi facciamo da cornice al quadro. Non è vero. Cioè Simona è un quadro del Caravaggio, noi siamo la cornice del quadro di Caravaggio. Oggi sono proprio buoni. Facciamo i complimenti a voi che andate in onda domani sera intorno alle 19 con la vostra puntata del gruppo Cuori da Leone. Ci saranno degli ospiti particolari. Dacci qualche novità da un domani, punto di vista. Sì, allora vai con gli ospiti, Giulio. Sì, allora gli ospiti saranno in primis l'assessore alla cultura Stefania D'Ottavio. Perché questo invito? Perché ci parlerà del piano appena approvato, il piano della cultura, un piano triennale che interessa Potenza e quindi sì, ho letto. È un piano che stravolgerà la città, quindi veramente molto importante questo ospite che abbiamo domani sera. E poi ci sarà Rocco Pesarini che ci farà continuare un po' il giro delle associazioni culturali di Potenza. Rocco, oltre ad essere un grande tifoso del Potenza, è anche il fautore e promotore di molte attività con delle associazioni in cui lui è anche presidente e presente. Quindi una bella puntata e ci parleremo ovviamente tanto di Potenza e del Potenza. Giulio, scusami, consentimi di farti, devi prenderti questo piccolo appuntino per domani per l'assessore D'Ottavio. Siccome leggevo che questo piano triennale per la cultura di Potenza ovviamente riguarda la città di Potenza come capoluogo di regione, ma parrebbe che va a coinvolgere anche il resto della regione, siccome ho visto sui social che molti si lamentavano del fatto che quando si tratta magari di iniziative relative alla città di Matera ovviamente Potenza viene sempre esclusa da queste iniziative, e in questo caso, visto che riguarda un piano culturale per la città di Potenza, la gente diceva, commentava di parlare, cioè, o meglio farsi portavoce con l'assessore, di avere un occhio di riguardo solo per Potenza e di non pensare al resto. Assolutamente, io mi sto un pochettino leggendo questo piano triennale che sono circa 70 pagine, sì. No? Mi sono messo ma c'è una parte che vede il coinvolgimento di Matera, giustamente dicevano quando fanno le cose a Matera pensano ai fatti loro. Non è proprio così, nel senso che Potenza è comunque la capofila e tutto girerà intorno al capoluogo di regione. C'è un coinvolgimento, però poi domani vi spiega bene l'assessore perché è abbastanza complesso e ci sono dei grossi investimenti. Vabbè, tu comunque cerca di capire, magari di sviscerare questo aspetto, ecco. Quindi è molto
però diciamo che Potenza resta ovviamente ci mancherebbe. Al centro dell'operazione, che dovrebbe veramente, io dico, sconvolgere e coinvolgere la città. Vediamo, vediamo, cerchiamo di capire di più. Assolutamente, lo facciamo per questo, perché è il momento in cui bisogna anche sapere le cose, chiedere, perché l'assessore è stata così disponibile che domani sera verrà in trasmissione e quindi ci dirà tante cose e noi la incalzeremo ovviamente. Bravo, bravo, va bene. E anche voi da casa, assolutamente. Senz'altro. Perfetto. Grazie Giulio, buona serata e a domani. Grazie, ciao a Giulio. Voi, saluti, un abbraccio a tutti. E ripartiamo ciao, ciao. Il nostro giro da Simona. Gianni, mi sa che sono dei messaggi, leggevo, interessanti, non so se... Se vuoi, quando vuoi ve li leggo. Sì, sono anche divertenti, se vuoi puoi L'ho letto pure io, quello divertente. Ce n'è uno ancora più divertente che però non leggerò questa sera, perché vabbè, gliel'ho promesso, o viene o non gli leggo bravo, più niente. Bravo, bravo. Allora, che è successo? Sì. Vedi, come l'ho nominato, fischia. Subito, porta male. Allora, c'è Stile Melfi che dà il buonasera a tutti, è un amico di Melfi e lo salutiamo. Ciao Rocco. Poi ancora Giulio Massimo Brianza, ben che ci ha appena telefonato. Poi c'è Angelo Palese che dice ciao Antonello. Ciao Antonello, forse per Giosa. Può essere. Può C'era essere. Giosa che ci guardava. C'è può Giosa. Essere. Non lo so, non lo so. No, no, non no, ho visto. No. Non lo so. Okay. Che ne sai tu se non hai che visto? Non c'è il telefonino, come fai non a dire? Non hai ma l'ho capito. Non è vabbè. Ci sta il grande Puma che ci sta guardando, Gianni. Il grande Puma ieri era salutiamo in una... il Puma che sta organizzando le tombolate sì, di beneficenza virtuali. Grande, infatti, grande. Infatti ieri l'ho seguito e gli ho anche scritto che vediamo se riusciamo a seguirlo pure con Telestudio. Allora, poi c'è Mia, una bella guagliona, esattamente di Villa Castelli, Brindisi, Puglia, che manda i saluti a tutti. Poi c'è Francesco Flammia, buonasera a tutti. Rocco Fronzaroli, vinciamo 2-1 domenica e pareggiamo 1-1 a Monopoli. Ci ha dato già il risultato, quindi è finito, ma ci vedremo l'anno prossimo. Un saluto a tutti da Spinoso, Potenza il club, Club esatto, Spinoso. Di Spinoso. Sì, Potenza Club Spinoso. Emanuele Russo, buonasera a tutti. Salvatore Lottatore ha un interessante pensiero, dice quindi contro il Catania, senza attaccanti di ruolo, chi la butta dentro? No, Simona? C'è... Sì, bomber Simona. Si stanno comunque organizzando, oggi è stata la partitella in famiglia e quindi... diciamo si giocherà con i piccolini senza poi c'è cianci. Sempre Emanuele Russo che manda un saluto alla sua amica Simona e un saluto a voi ragazzi anche. Prima a Simona e poi a voi. Grazie. Antonio Tancredi, buonasera a tutti. Poi ci sono i saluti per il Puma. Ciao Emerson, gli arrivano i saluti un po' da tutti. Bella la ragazza che conduce, complimenti. Ha scoperto l'acqua calda. Hai capito, Andò? Ecco, ma ti piace. Ha scoperto Andò. L'acqua calda. Antonio Tancredi, beh, buon gustaio, ragazzi. Quando una cosa è bella, cioè, quindi è anche giusto. Un fatto che... oggettivo, dai. Esatto, è anche giusto che grazie. Gli fanno i complimenti. Buonasera, complimenti a tutti voi, in particolare vedi qua a Simona. Cerchiamo di stare tutti uniti alla società per raggiungere la salvezza. Ce lo scrive Dino da Avigliano. No, è Dino Avigliano. Ah, Dino Avigliano. Di Sportissimo. Dino, quanto muovo a fare sponsor? Salutiamo Dino, mi raccomando. Salutiamo Dino. Dino, ciao Dino, un abbraccio. Un abbraccio a Dino, che è sempre un amico, anche se non va la pubblicità. Quando ci vuole, ci vuole. A voi. Allora, Simona. Allora, volevo sapere da tutti e due, abbiamo già toccato il fondo? Oppure... Sì, 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 stiamo risalendo la china. Il fondo l'abbiamo già toccato in un primo momento con la Cavese, su quel rigore là abbiamo toccato il fondo. Vabbè. Poi purtroppo ne parlavamo con c'era un doppio fondo, abbiamo toccato l'altro fondo. Capuani in carriera abbiamo ripercorso tutte le sue tappe dall'Audax Salerno, lui non ha mai perso tutte queste partite di fila. Diciamo che ci sta anche nell'anno 2020, dai. Ci sta, però è veramente strano il calcio perché lui è un maestro in queste ripartenze e vi ripeto, penso che sia l'unico che possa rimettere in sesto i cocci di una squadra che è stata costruita male. Contro il Catanzaro c'eravamo illusi, avevamo visto un ottimo, mettetevi un po' più vicini al microfono, anche con la Casertana il primo tempo fu un bel Potenza, poi la squadra si è da lì è partito dall'errore maledetto di poi di Brescia iniziata a smarrirsi e siamo arrivati a questo punto.
che deve essere un punto di partenza, non deve essere un punto di non ritorno. Ci sono ancora tantissime partite da giocare, fortunatamente ne retrocedono due e non tre. È chiaro che la Cavese non starà a guardare perché si rinforzerà, ma nel bene o nel male tutti si rifaranno il trucco in questa campagna di riparazione. Chiaro. Mi sentite? Sì Gianni, sì. Vai. C'è un amico che voglio salutare, anche perché insomma nel Teletifo Potenza, da quando abbiamo incominciato 3 anni fa, c'è sempre stato, ora parecchio che non lo vedevo, è Checco Cobstano, che se non erro Matera, che dice: ma manca un carinissimo amico mio, Peppe Iosca. Quindi c'è Checco che li saluto, lo so pure io, però gli manca tanto Peppe Iosca. Il lunedì lo trovi, Checco. Poi ancora vi leggo qualcun altro, così non, prego, li facciamo, non li facciamo crescere a dismisura. Un saluto da Roma al re del mercato Arturo Scarpaleggia e all'avvocato Sergio Mappo. Grazie Francesco. Non possiamo tirare fuori tanto, vi ripeto, perché che vogliamo ovattare un po' la squadra. Bene il Potenza, potremmo almeno per queste ultime due partite fuori nomi a Iosa, ma è meglio pensare solo e soltanto concentrarci sull'appuntamento con Catania. Tutti dobbiamo essere uniti, soprattutto i calciatori, perché non si può sbagliare la partita con il Catania. Ma è come domenica, è un peccato giocare a porte chiuse, mi sarei voluto godere gli applausi a Raffaele. Poi ancora Emanuele: secondo me il mister deve cambiare formazione, se vuole un aiuto io ci sono, cioè vuole giocare. Poi c'è Mariano Cauzillo: bravi ragazzi, avanti così, tutti uniti, il Potenza dobbiamo salvarlo, uniti si vince. Bravo, e Mariano. Poi ancora è arrivato un altro complimento per Simona. Grazie. Da Edoardo. Perché dici grazie? Ci guarda tu, forza. Come vedo fa la Simona a Mariano. Grazie, bah. Sto dicendo vabbè. Mariano. Ah, vabbè, chiedo so, arriva solo va bene, va bene. Ok. Allora, che dice questo complimento? No, Edoardo da Foggia è uno che ci chiama anche sempre alla radio, un amante della canzone napoletana, ti ha visto, ha detto complimenti. Ah, okay. A Simona. Mentre con Simona andiamo avanti, Gianni, prova a fare quella telefonata e quindi noi ci mettiamo già nella traiettoria che ci porta a Potenza Catania di domenica, che avrà, come ci dice Simona, un illustrissimo ex. Senti Gianni, perché non proviamo a contattarlo al mister Raffaele? No, sono in silenzio stampa. Ah, sono in silenzio stampa, ma parte di silenzio stampa, ho letto che parlano sportivo. Solo i dirigenti. Ah, perfetto, perfetto. Abortita subito e la quindi mia iniziativa. Quindi vai Simona. Vai Simona. No, riflettevo proprio su questo, nel senso proprio in questo momento il destino ci ha portato comunque un ex del Potenza, no? Cosa ne pensate? Ma soprattutto chiedo a Sergio, come si sono lasciati Raffaele il Potenza, bene o male, avrei il dente avvelenato, no? Dipende con chi, prego? Con la città di Potenza, no, con i tifosi, città, con no. La dirigenza. Con la dirigenza in generale. I rapporti sono rimasti buoni ovviamente. Chiaro che quando c'è una separazione rimane sempre qualcosina. Ci ha sedotti e abbiamo abbandonati. In diretta Antonio Vistocco. Oh. Buonasera Antonio. Antonio carissimo. Ciao, buonasera. Antonio è un profondo conoscitore come noi di mister Capuano. Sì, però ti interrompo perché sono sicuro che Antonio adesso vorrà fare innanzitutto come ingresso i complimenti a Simone. È vero Antonio? Simone è il numero uno, ma noi la aspettiamo a Campania Soccer. A posto. Allora, andiamo per gradi. Antonio, è stato ritrovato il tuo borsello. Oh. Consegnato ai vigili urbani dopo tanti giorni. E quindi questa è una notizia positiva. Tanto dove è stato trovato? In che località? A Pescopagano, no? Perché Arturo pensava che si potesse trovare anche in provincia di Potenza, no, il tuo borsello. Antonio, allora andiamo per gare. Dove è stato trovato il borsello? Ho ritrovato il borsello grazie al comando vigili, ma grazie all'appello di tutto Potenza, dell'emittente delle rete e soprattutto a Scalfaliccia. Sì, grazie. sì, infatti. Allora Antonio, tu che conosci benissimo il mister, noi il mister lo vediamo un po' sciupato, abbattuto, come ai tempi di quel funerale del Modena. Un giudizio sul mister Capuano e come pensi che lui possa uscire da questa situazione? Ma adesso il mister Sergio, che lo conosce meglio di me, sicuramente sarà un po' depresso, vero Sergio, mi confermi? Un pochettino, ma lui sai che gli passa subito e poi si carica come una Duracell, non lo spegni più. Si è messo un attimo in sicurezza, nel senso più tranquillo nel lavoro,
sicuramente ad esservi al mercato di gennaio, ma voi ne starete parlando, credo. Sì. E il mister darà una mano alla società ad operare bene, ma se lo fanno stare tranquillo, il Potenza esce da queste sabbie mobili. Se gli mettono dei feedback negativi, il mister, secondo me, come dire, non sa più a che pensare. Vero Sergio, mi confermi? Sì, però tu lo sai, Antò, Eziolino è navigato, ne ha viste di cotte e di crude. Magari una esperienza così negativa in questa prima fase della gestione Capuano non l'ha mai vissuta, però... È l'unico che secondo me con la squadra rinforzata potrà portare il Potenza. Adesso deve arrivare a fare qualche punto, è stato anche molto sfortunato. Eh beh, tu l'hai visto, non c'è andato un episodio, non abbiamo avuto un episodio favorevole in tutte queste partite, sempre episodi sfavorevoli che poi hanno aiutato le squadre avversarie a rimontare, addirittura a batterci. Credo che poi qualche errore, si può dire, qualche errore difensivo, qualche bambola difensiva c'era, no? La difesa del Potenza è stata molto colpevole delle ultime sconfitte. Io ho detto che questa difesa purtroppo è il tallone d'Achille di questa squadra. E speriamo che per gennaio riusciamo... Qualcosina si sta muovendo. Non so se hai ascoltato che il difensore Boldon è stato messo fuori rosa. Ha chiamato Antonio. Antonio, a sorpresa, io mi onoro di collaborare con te. Ci siamo rincontrati dopo anni. Grazie a Sergio. Però io ieri, a sorpresa, prima di addormentarmi, sul nostro sito, ho letto di un interessamento di due squadre per Riuliano. Dato che a noi la notizia non risulta, volevo sapere A, se è vero, e B, com'è sta situazione, perché è uscito Turris e Provercelli, che sono due squadre che volevano, tra virgolette, Riuliano in estate. Quindi dacci novità su Riuliano. La novità su Giuliano l'ha messo, se non sbaglio, il nostro collaboratore Sabino Giannattaglio. Le novità, lui mi diceva che c'era questo interessamento, poi chiaramente bisogna sempre valutare le fonti. Però pare che, tu poi ne sai più di me che sei il re del mercato, pare che c'era questo interessamento che era nato da queste due società. Mi dicono che sia più Turris. E quindi salutiamo e ringrazio. Anche perché, scusa Antonio, se non liberiamo pure noi abbiamo solo due posti over a disposizione, se non liberiamo è uscita, ma più è avanti chiaro. non è facile però ricordiamo sempre che ovviamente i matrimoni si fanno in due, quindi anche perché ha rinnovato fino al 2022, appunto. Ricordiamo sempre che queste notizie escono, ma come direbbe l'ottimo Scarpaleggia, in questo momento di bassa pecunia, no? Sì, no. Problemi economici, io credo che le operazioni saranno pochissime. Perfetto, Antonio, ti mandiamo un grande saluto. In chiusura, se vuoi presentare quindi questo tuo progetto editoriale Campania Soccer a tutti noi i nostri amici lucani. Noi iniziamo da dopo, sperando che il Covid ci tenga un attimo più tranquilli. Iniziamo Piazza Mercato con l'ottimo Arturo Scarpaleggia. Speriamo di avere tutti ospiti, soprattutto Simone, l'avvocato Sergio Mauro. Sicuramente. Sperando che le feste e il Covid si placchi, sarebbe una cosa ottima. Nel frattempo io vi auguro buona continuazione e buona trasmissione. Un abbraccio, grazie, Antonio. Al diavolo l'acqua santa. E salutami il presidente Caliendo quando avrai modo di sentirlo. Sta a Monte Carlo spavanaggiato. Beato lui. Beato lui. Ciao Antonio, vai Simona. Ciao Antonio. Allora, volevo sapere che Potenza vi aspettate domenica con Cianci e senza Cianci? Una bella domanda. Simo, allora rientra Di Livio, quindi Di Livio giocherà dietro queste due punte che ovviamente potrebbero essere... Pure Ricci potrebbe fare il falso 9. No, Ricci proprio il falso 9, Arturo, quindi comunque Di Livio dietro... Le due. Ricordiamo sempre che va fatto il minutaggio, è arrivata, sì, o sta per arrivare anche la seconda tranche. Ogni 7-8 partite la Lega elargisce i soldi del minutaggio. E che quindi, cosa buona e giusta. E quindi vedremo se anche senza Cianci il Potenza sarà costretto Io presumo proprio di sì. A fare minutaggio.
C'è la possibilità che possa giocare Volpe insieme, l'abbiamo visto nell'ultima frazione di gioco a Castellammare di Stabia, a me non è dispiaciuto, non so Arturo se... Sei impegnato, corre, sì, no, hanno fatto, diciamo che il reparto offensivo può essere fatto da Compagnone, almeno in questa fase, senza Cianci, senza Salvemini, senza Bagley, può essere occupato da questi due giocatori, con alle spalle o un Ricci o un Di Lio. Però noi dobbiamo anche essere realisti, tornando al Catania, indipendentemente dal fatto che Giuseppe Catania Raffaele, è una signora squadra, io Giuseppe mi sono visto Raffaele, la partita con la Viterbese. Giuseppe Raffaele conosce Potenza, il Potenza, e conosce quei 6-7 calciatori che sono rimasti, che ha allenato due anni. Certo. Il Catania è una squadra, lo devo dire, fisicamente è il doppio del Potenza. Forse la difesa è il problema del Catania. Giocatori come Izco, Maldonato davanti. Piccolo. C'ha sto Pecorino che è fortissimo, un under. Pecorino che era in procinto di venire a Potenza, se ti ricordi Arturo, poi non se ne è fatto più nulla. Sì, è una, diciamo, una cosa un po'... Vabbè. Non voglio tornare su questa cosa. Diciamo che nell'operazione Silvestri il Potenza aveva provato a inserire Pecorino, sì. Però non voglio entrare nei dettagli, nei dettagli della situazione, perché poi andiamo sul personale, quindi parlerò il meno possibile di mercato. Quindi c'è anche il vice di Raffaele Leonetti, sì, che è molto bravo, tatticamente. Certo. Due anni pure squadra. Lui a Potenza. Vincere il rimonto a Viterbo, vedremo sicuramente. A Viterbo il Catania ha meritato, perché la Viterbese ha fatto poco o nulla, sì, si è trovato quel gol. Mentre qua si parla ancora di Svizzera, a Catania è arrivato l'avvocato sì, americano. Sì, Tagopina, ho capito. E no, qua di Svizzera non se ne parla più. Saranno tu. Tutti i carichi, svizzeri oramai. Calciatori, perché da Copina poi piano piano si mette mano, non è che viene a perdere tempo. E vabbè, li scarichiamo. Però, c'è anche una cosa a favore del Potenza. L'avvocato Gio da Copina. Per cui viene mister Raffaele, no? Cioè? Raffaele giocava meglio fuori che non a Potenza. Quindi se andrà a confermare questa sua dote, non dovrebbe giocare come sa il Catania a Potenza. Eh no, Arturo, no, scusa Gianni, a me mi preoccupa questa cosa, perché se giocava bene fuori casa, per lui è una partita fuori casa. No, però l'aria di Potenza, ho capito, io parlo potrebbe incidere, influenzarla. Esatto, quindi perché se vi ricordate la squadra di Raffaele giocava meglio a Potenza, giocava meglio fuori, quindi sì, è vero. Quindi mi auguro che questa sua cosa sarà. Allora dico una cosa dietro. Gianni, l'importante è non perdere, rompere un po' questa striscia negativa di sconfitte, perché sinceramente Potenza sì, non lo merita, perché io per il pareggio ci metto la firma adesso. Un pareggio, a me andrebbero bene anche due pareggi, Catania e Monopoli, anche se il Monopoli è un po' in caduta libera con quattro sconfitte consecutive, rischia anche la quinta sconfitta, è vero, dovrebbe giocare Pagani, altra partita, anche se a noi andrebbe meglio un pareggio per quanto riguarda Pagani e Monopoli. Quindi per me mi andrebbero, firmerei stasera per un pareggio sia con Catania che con i Monopoli, per poi riprendere, diciamo, il nostro campionato il 13 gennaio con la Paganese, sperando in un Potenza rinforzato. Quindi tu metti la firma per un pareggio. Sì, sì, diciamo, due pareggi. Ho visto il Catania in crescita, adesso ha recuperato tutti i giocatori disponibili, se non mi sbaglio. Manca solo Reginaldo e Tonucci squalificato. Tonucci squalificato, quindi c'è i ricambi in ogni settore, c'è gente. Ha recuperato Piccolo, che lì sulla fascia Piccolo destra è un giocatore fortissimo, forte, ha fatto molto la prima partita a Viterbo, un'ottima prestazione. Sì, è vero. Devo dire, purtroppo su un campo sintetico può fare ancora meglio, perché è un giocatore pulito che salta l'uomo, gioca tra le linee, però sono giocatori di... questa ha fatto sempre... Forse là un coccia potrebbe starci, non so che mister Capuano starà studiando, perché ovviamente sa benissimo le caratteristiche del Catania. Non la sbaglia, poi dipende dagli uomini che devono seguire le sue direttive, tutto qua. L'importante è non fare errori individuali, se Potenza gioca da squadra senza errori individuali, allora... potremmo... un punto possiamo prendere, almeno un punto lo possiamo prendere. Io poi se siamo baciati dalla fortuna, che lo facciamo, siamo all'ottantesimo 0-0 e siamo fortunati, ben venga, ci mancherebbe altro. Siccome c'è Rocco Fronzaroli che dice dove dobbiamo firmare per due pareggi, che da me Rocco, vieni, faccio io autentico la firma. Io invece firmerei più per una vittoria e una sconfitta, non per un pareggi. Lo so Gianni, sarebbe meglio, no? Lo so. Poi c'è la vittoria. Se proprio vogliamo dire tutte, io firmerei per due vittorie, che lo dici? Diciamola.
No, no, vabbè, però sai com'è, l'appetito viene mangiando, quindi se riesci a battere il Catania, esci con una vittoria, l'entusiasmo sale un attimino anche almeno per gettare giocatori. Le basi per il girone di ritorno. Esatto, quindi, ma il calcio è bello per questo, mai dire mai, perché potrebbe anche essere che invece con il Catania questi ragazzi che finora insomma non hanno proprio fatto vedere grandi cose, che ne sai, potresti che con il Catania siamo in credito, quella è la speranza mia, che un episodio positivo possa cambiare l'inerzia negativa del campionato, sì, del Potenza, ecco. Senti, c'era anche, allora vi leggo un altro po' di messaggi, sì, perché ce n'era uno anche interessante che dice che non ha visto il portiere negli allenamenti, quindi... Ah sì, Carmine Crisci diceva che non ha visto Marcone allenarsi, sì, ma non so ci siano dei problemi particolari nella maniera più assoluta. Poi ne approfitto per salutare anche mia mamma, è diventata tifosa del Potenza, l'ho detto io. Brava la mamma. Poi c'è Carmela Brienza, che è di Matera, è una nostra radioascoltatrice, che saluta Emerson Ramos Borges. Hai capito? Brava Carmela. Poi ancora, vabbè, Carmine Crisci l'abbiamo letto, questa cosa di Marconi, quindi c'è Marconi, tutto sì, a posto. Sì, sì, Marconi c'è. Tutto a posto. Voglio vedere quando avremo l'onore di avere Simona nella nostra trasmissione. Quindi Simona... Chi dice? No, io ho risposto già a Giulio, gli ho detto mai. Perché mai? Sarebbe bello. No, vabbè, scherzavo. Sono gelosi. Scherzavo. E vabbè, ma così voi tappate le ali, insomma, non si fa. Vabbè dai, l'accompagniamo noi a Simona alla trasmissione. Sì, facciamo sì. Facciamo, sì. Dai. A gennaio metto io una parola con i miei fratelloni, Sales e Giosa, dice Manuello Russo. Sergio sei l'anima del programma. Vabbè. Ma scusa, non è il diavolo. L'anima indiavolata, va? Esatto. Diavolato. Poi ti hanno messo proprio sotto il diavoletto là. Ma il diavolo, vabbè, sei diavolo. Il diavolo è l'acqua santa. Quindi, però non lo vedo Arturo che ogni tanto fa l'angioletto. È più acqua santa, vedi come so con un bambino. Ma ultimamente sei in tutte le trasmissioni. Ma che vuoi da me? Ma se mi invito, che sei devo fare? Ovunque, devo declinare l'invito. No, Simone, declino l'invito. No, ho detto sei ovunque. Quindi anche Simona può accettare l'invito. Ma sì, sempre accompagnata da noi due. Potenza nel cuore. Dai corazzini. Quindi dovrebbe giocare con Di Livio dietro le punte, che sarebbero Volpe e Ricci, dice sempre Emanuele. Ernesto Palazzo, buonasera a tutti. Periodo sfortunato, a mani basse, dico che siamo sempre stati la bestia nera del Catania. Cerchiamo di fare più punti possibili, in prospettiva a mercato. Complimenti per la trasmissione. Un saluto a Simona. Questo è proprio... Ciao, grazie. Questo è un hashtag, cioè complimenti per la trasmissione, un saluto particolare a Simone. Con i cuoricini. Un altro hashtag. Sì, sì. Il mister è una persona fantastica, Raffaele, ti aspettiamo. Dice il mister ha lasciato ottimi ricordi. Cioè, se ce ne lasci uno pure buono domenica, ancora meglio. Dove dobbiamo firmare per la i due seggio. Pareggi l'ho già letto quest'anno seggio. Ci dobbiamo solo salvare. Poi c'è Antonio Loponte, buonasera a tutti voi in studio, finalmente si comincia a togliere qualche elemento che non ha convinto, commettendo errori gravi e ne parliamo alla condizionando fine, diciamo, il risultato mercato. Nelle ultime partite, nel contempo spero che il mister ponga l'attenzione su qualche giocatore che ad oggi non ha trovato spazio, quali Spedalieri, Nigro ed altri. Domenica massima attenzione, perché il Catania non farà scondi. Forza Potenza, sentite, sempre qua serve gente esperta di categoria e under forti, con tutto rispetto Spedalieri e Nigro. Qua devono arrivare under, gente di carattere, anche gli stessi under. Cioè io purtroppo non li posso dire, ma non ti allontanare dal microfono, stai calmo. Si sta parlando per il potere di under importante, ma non è facile per mille motivi. Perché è una situazione particolare, Gianni. Mancano due partite per tutti, quindi adesso anche i nostri amici ci stanno dando degli input. Adesso i calciatori sono usciti, poi la settimana prossima fa bene, il presente non lo dà, ma però... tante cose, è fidanzato con una ragazza della città dove sta e non si muove. Ma chi? Ci sono, stai parlando? In generale ci sono pensavo, cose che fino sì, all'ultimo tanti intrecci che tanti vanno tanti intrecci, c'è il contratto, la fidanzata, il presidente e il suocero, pure i suoceri ci sono e per quello ci sono tanti di quei calciatori attenzionati che voi non
non avete idee, non si può sbagliare, perché vengono qua a chiederti comunque mezzo anno più un altro anno, e il Potenza deve fare almeno 3-4 biennali. Sono situazioni difficili, solo chi è dentro sa e non ci dorme la notte, perché non si può sbagliare, neanche un calciatore, credetemi. Salvatore dice che un punto non serve a niente, bottino pieno o non pigliamo proprio niente. Io metto la firma. Giulio Massimo Brienza gli scrive, vabbè. No, era riferito al mio mai. Ah no, pensavo al o tre o niente, io sono più per il tre che per il niente. Gabriele Filiani, ho visto il video su Yoime, ci sono interessanti novità in arrivo. Beh, su Yoime no, Gabriele, lo saluto. C'è, perché Yoime purtroppo ha quel problemino che ha avuto anche Jacopo Burano, quindi fino a quando non risolverà questo problemino non potrà tornare in campo. Poi sotto contratto della Triestina. Ci sono tante fantasie, ne leggo ogni giorno. E poi vi chiedo. Vabbè, quelli sono i tifosi, Arturo, no, che sperano. È proprio fermo, poverino. Non sì, può, lui sì, Yoime sì, Yoime sì, purtroppo no, purtroppo no. E poi ci sta, dove andate a finire, già passato. Ma poi noi abbiamo già quattro portiere, a che serve? Mo ce ne andiamo a Marchegiani e fuori rosa. Marchegiani e fuori rosa. A che cosa serve un altro portiere? Può servire un portiere? Serve un altro portiere. Vabbè. Chiedo scusa. Chiedo venia. Vabbè. Vai Gianni. Davide Di Biasi, novità su Parisi dell'Empoli? Non viene. Non questo dà sempre le notizie definitive, non sì, lo sa. Definitive, siamo al 100%. Sì, va bene, va. Ha parlato col papà di Parisi, Arturo. Ha parlato di papà. Sì, no, questo ho parlato io, è vero, con il babbo. Con per il babbo l'anno di Parisi. Nuovo, Charles, un altro messaggio di Salvatore dice ospedalieri. No, Ernesto Palazzo, un saluto a Simona. Ho ciao. Dimenticato. Un saluto a tutti voi e in particolare a Simona. Ciao. Hashtag, bravo. L'ha salutata a doppio, capisci? Beh. Allora, poi c'è Giuseppe Benedetto. Magari due punti in due partite farebbe morale. Esatto, farebbe esatto. Morale. Importante è rompere questa striscia negativa. Dai. Rompe la linea di ste sconfitte. E tre ancora meglio. Angelo Palese, ma se il presidente ha detto che a giugno lascia, mi domando quale programmazione può contare un nuovo iniziamo a programmare per salvarci. Significa allora che si programmerà con chi? Un saluto. Angelo, allora, anche in estate il presidente Caiata aveva annunciato di lasciare, poi ovviamente la città gli si è stretta attorno, è ritornato sui suoi passi, e sono sicuro che anche quando il Potenza sarà salvo, perché il Potenza sarà salvato dal presidente Caiata e da mister Capuano, vedrai che si potrà programmare, Covid permettendo, una stagione completamente diversa da questa. Salutiamo gli amici del canale Milan Inter, che grazie a Noemi, che è un'altra bella figura femminile che è presente con noi ogni settimana, ci fa il servizio, è incominciato. Allora Noemi da verrà lunedì alla trasmissione del cuore di Da Leone. Gianni, questo non Da Leone. Ah, Noemi è a Milano. Ah, mandiamo Noemi, ho capito. Allora la fa in Sky. No, ci manda il servizio, ci segue, si informa. No, ma ha detto che qualche volta potrà venire. E ha detto che sbaglio, scenderà, Gianni. Sì, sì. Comunque, sì, un attimo, comunque tu crei confusione, mi metti. Perché? Cioè, tu hai detto che il presidente Caiata resta addirittura con Capuano allenatore, o sbaglio? Beh, il mister Capuano, sei poco informato, il mister Capuano ha un contratto che si rinnova automaticamente, quindi diventa un biennale con la salvezza acquisita. Con la salvezza. Perfetto, quindi io ho detto, il Potenza si salverà col presidente Caiata e con mister Capuano, ergo entrambi dovranno programmare la nuova stagione, che sarà ben diversa da questa stagione, Covid permettendo. Sei stato chiarissimo. Bene, va. Simo. Sarà da Serie B. Già, boh, pensiamo a salvare la squadra. Sarà diverso, peggio di questo non può essere. Se no passiamo qua. No, però peggio di questo non può essere. Senti, poi c'era una domanda che mi aveva chiesto di porgere l'amico Tonino a Simona, ma io penso che potete rispondere più voi. Se si sa qualcosa del portoghese, ma è vivo o è morto? Non sta, è infortunato. È ancora infortunato e in cura in Portogallo, dai fisioterapisti portoghesi. Quindi non è proprio a Potenza. Do Benfica. Quindi Tonì è in Portogallo. Non potevamo fare niente. Poi leggevo, scusa Gianni, che Carmine Crisci ha detto l'attaccante Charpentier, che fine fa? Ma Charpentier è giocatore del Genoa, mandato in prestito a farsi le ossa a Reggio Calabria, dove purtroppo ha giocato pochissimo e in quei pochi scampoli di partita si è pure infortunato nuovamente al ginocchio.
Questo era un giocatore che era stato attenzionato da Potenza, visto che non giocava molto a Reggio, e che poteva, se non si fosse fatto male, essere a disposizione di mister Capuano, un grandissimo giocatore, un ragazzo che, se si dovesse riprendere, come mi auguro si riprenderà da un punto di vista degli infortuni, non avrà altri problemi in futuro, sicuramente ne sentiremo parlare anche in campionati molto più importanti, ovviamente della Serie B, quindi in Serie A. Vi traduco, sì, Charpentier e Brescia dal Genova alla Regina. Sì. È acciaccato, infortunato, non può venire a Potenza, non può venire a Potenza per due motivi. Motivi di procuratore, roba varia, che non sto qui a spiegare, ed anche perché se il Potenza fosse stato in una posizione di classifica medio-alto livello, il calciatore stava bene, magari un pensierino con mister Capuano per fare il salto di qualità. Esattamente. Non viene mandato in una posizione di classifica pericolosa. Sono delle valutazioni che non facciamo noi, ma che fanno. Beh, anche da Avellino era una situazione pericolosa. Gli anche agenti del calciatore e il Genova, c'era un rapporto diverso, per cui è andato ad Avellino. Va bene. Vai Gianni o vai Simona? Chi va? No, dobbiamo salutare un po' di persone che hanno messo il pollice su, che sono Francesco Laurino, Gabriele Filiani, Raffaella Grimolizzi, Donatella Monteverde. Mamma quanti, Marco Bochicchio, Salvatore Guglielmi, ancora Giovanni Milione, guarda qua Rocco Datiera, che saluto, ciao Rocco, e poi anche Antonio, anche Gegge, che è una nostra ascoltatrice che ci ascolta esattamente da Torino. E poi l'attaccante qua l'ho letto, perfetto, io darei la parola a Simona. Vai Simona. Arturo. Volevo sapere che, quindi, tirando le somme, scusa Simone, ma che cosa scrive Arturo ogni volta con quella penna che cancello scrive? Io non lo cancello. Capisco, cosa combina con quella penna Gianni, io non lo so, vorrei mette confusione. No, sta preparando la lista per la spesa della prestazione. No, oggi niente però il carrellino me lo potete mettere, Alessandro, la regia, questo carrellino che vi ho mandato volevo si giusto far vedere ai telespettatori, a chi ci segue, si vede che non si può mettere, non si, che ne sai tu Alessandro, vabbè, la regia mi fa segno che quando prima sarà fatto. Vai Simo, scusami. Aspetta, Checco è ben accetto, perché è vero che è di Matera, però è persona squisita, è, insomma, anche sportiva. A te invece, amico mio, capiscimi, cambia canale. Ci seguono parecchi da Matera. Sì, sì, abbiamo un buon ascolto. Ma ci sono anche belle persone, cioè, ci sono anche belle persone. Sì? Va bene, ok, salutiamo Eustachio. Ciao Eustachio. Ciao Eustachio. Ciao. Okay. Zompi di nuovo, dai. Ciao. Però Gianni, dai, pure loro se la vanno cercando. Che no, mi dispiace, cioè, tutto l'affetto, però un nome Eustachio. Dai. Eustachio, forse. No, c'è pure Eustachio con una sola C. È un nome un po' più dai. Boh, non lo so. Perfetto, Simona. Perfetto. Perfetto. Vai, Simona. Arturo, quindi tirando le somme, che 2020 è stato per il Potenza? È stato un 2000 positivissimo e speriamo che possa essere chiuso nel migliore dei modi. Ricordiamo, positivissimo per la prima fase, esatto, 2020, è stato il 2020. Qualcosa, no, fa riferimento alla prima fase, bello. Si è arrivati veramente in alto e quel rigore di Franza. Grida vendetta ancora. Grida vendetta, sarebbero cambiate molte cose, ne sono sicuro, però la squadra, diciamo, del 2019-2020, che dalla sorte ha avuto tantissimo, al contrario di questo Potenza come episodio. Abbiamo una telefonata, pronto? Sì, sono Mariano Gianni. Vai Mariano. Ciao Mariano. Ciao. Mariano, ci senti? Eccomi, ci sono. E dove eri andato, Maria? No, c'è un ritorno qui dell'altro. Non è che guardavi a Simone e hai perso la parola? No, c'è mia moglie, sto guardando. Fatto, ha precisato. Non, con la moglie non può guardare Simone, vai Mariano. Quindi avevo, diciamo, mi ero distratto guardando mia moglie, quindi no. O ti ha fatto qualche brutto segno tua moglie, di la verità, Maria. Qualche gestaccio. Ha detto che preferisce Arturo e Sergio. Ah sì, va bene, mi rivolgo a loro. Sì. Ragazzi, innanzitutto complimenti, veramente una trasmissione bella, brillante, piacevole. Grazie. Poi grazie. Volevo
chiedere alcune cose. È vero che Arturo ha detto che di mercato oggi non ne dobbiamo parlare. No, vuole essere cauto, Mariano. No, qualcosina, diciamo, alla fine, qualcosina diciamo. Però vedi se riesci a tirargli tu fuori qualcosa. No, ma diciamo, diciamo. Quando parliamo di un attaccante brevilineo, esperto, Raffaele Nolè è una suggestione o può essere una traccia? Potrebbe essere una traccia, Maria, un prototipo di giocatore. Perché in questa squadra, ragazzi, abbiamo detto che serve il calciatore, serve l'uomo, serve il leader. Sì. E probabilmente, diciamo, un calciatore come Raffaele Nolè potrebbe tornare utile. Quindi teniamola come traccia, anche perché Baclé, mi pare di capire che... un giocatore sul quale non è che possiamo puntare tantissimo, è arrivato già in condizioni però per vari motivi non lo possiamo considerare abile al ruolato, no, ma andare indietro, quindi Baclé ce lo dobbiamo tenere fino a fine stagione e va recuperato. Mariano, col procuratore che c'ha tanti giocatori, noi dobbiamo fare di necessità virtù. Se io allora mi devo tenere Baclé, però per tenermi Baclé mi arrivano due o tre giocatori buoni, io me lo tengo senza problemi. E queste sono tante cose che purtroppo la gente non sa. Non sa. Allora vi domando, noi dobbiamo fare in modo di liberare alcuni posti per gli over, perché probabilmente la campagna di potenziamento che si andrà a fare a gennaio, sì, lo dicevamo sarà prima, orientata prevalentemente sugli over, anche se Arturo parlava di under di qualità. Allora adesso Marchegiani e Boldon sono fuori rosa. Sì. Secondo voi come si muoverà la società per trovare un accordo che non sarà solo un fatto economico ma anche tecnico, perché voglio dire, questi due calciatori dovranno trovare squadre di loro gradimento e potrebbero lasciare posto a calciatori che fanno al caso del Potenza. Quali sono secondo voi le strategie che adotterà la società per liberare questi posti over? Allora, il Potenza adesso ha due posti over, consideriamo Marchegiani e Boldor sono quattro. Il Potenza inizierà sicuramente con due calciatori esperti subito a inizio gennaio, ma poi le positività, tanti calciatori si muoveranno durante il mese di gennaio, quindi non è che si pigliano subito 6-7 calciatori, ma i due posti che già ci sono ci aiuteranno a prendere qualche atleta di spessore che serve. Io poi, penso si muoveranno prima per la difesa queste due posizioni over, saranno coperte da ruoli difensivi. E sicuramente la società quest'anno dovrà essere presente a Milano perché ci saranno tanti movimenti, il Potenza va completato a 360 gradi. E Maria, ti ripeto, non si può sbagliare neanche un calciatore a livello umano, fisico, mentale, tecnico, neanche un calciatore, che questi vengono pagati con biennale. Quindi errori, se d'errori si può parlare come Boldor, non ne devono accadere più. Non si può sbagliare perché verranno investiti dei soldi e vi garantisco che ci vogliono tanti soldini e tanta pazienza a convincere i calciatori ad accettare Potenza, ma questo grazie al mister Capuano da un lato certo, e il presidente Caiata che sa sempre come, sa come muoversi ed alla fine i giocatori arriveranno. E andranno via quelli che devono andare via, esatto, Mariano. Ma con calma. Sì, con calma. È una tela che va... Perché magari il 20 gennaio si fa male un forte centrocampista di una squadra di Serie C e noi, faccio un esempio, alla fine Giuliano, se resti in dubbio, si può liberare. Certo. Non è che noi ci leviamo subito tutti i calciatori. Quindi un passo per volta. Il mercato di gennaio è difficilissimo, ma veramente... difficile, ci vogliono i soldini. Appunto, sì, perché volevo fare questo ragionamento. Allora, se le suggestioni dovessero diventare realtà, allora immaginiamo il ritorno di Giosa, di Sales, di Sepe. Con Son resterebbe diciamo un elemento a disposizione importante per la difesa. Avremmo una difesa completamente over. Però ci sono... Avremmo una difesa completamente over. Un attacco completamente over. Quindi come sarà possibile pensare di inserire tre under nel settore di centrocampo? Ti voglio...
non interrotti, voglio dire, l'avrei detto dopo, qua non c'è neanche la certezza che rimane con Son, perché ci sono tante situazioni aperte con determinati procuratori. Se per motivi vari deve andare via con Son, io sono sicuro che ne arriva uno molto più forte di Conzon, ma ci vuole calma, ci vuole, cioè non bisogna avere fretta calma, adesso, perché noi non sappiamo neanche, può essere pure che ci sono dei calciatori che noi non ci aspettiamo, Sergio, esatto, che hanno detto alla società io me ne voglio andare, non ci voglio stare, esatto, noi questo non lo sappiamo, anche perché a nessuno piace rimanere qua separati in casa, ci vuole Maria, gente con gli attributi, altrimenti non ti salvi, quindi chi deve restare sulla barca lo deve dire. Poi se ce lo dice durante il mese di gennaio, bisogna capire come fa, il mercato non è semplice, soprattutto questo... E ti dico anche un'altra cosa, Mariano, vedi che i contratti dei vari Boldon non sono marcheggiani, se... ma non sono contratti da quattro soldi, eh? Esatto. È un biennale importante, io veramente... Sergio è rimasto. Sono rimasto quando ho saputo la cifra che prende Boldon, voluto da Mister Somma, voluto da Mister Somma Boldon, perché giocava con il figlio nella primavera della Roma. E ti metti le mani nei capelli. Ti dico solo che con i soldi di Boldon ti tenevi bell'attaccante, ti tenevi Giosa per 3 anni, dai. Giusto. Perfetto. Allora non c'è che aspettare e quindi speriamo di portare a casa qualche punto in queste due partite. E infatti, importante rompere le sconfitte consecutive e la serie negativa. E allora, di nuovo complimenti per la trasmissione. A domani! I nostri amici telespettatori, radioascoltatori, vi attendiamo domani con altre novità. Avremo collegamenti da Catania, sarà con noi anche il giornalista corrispondente di Teleradio M, Nico Basile. Avremo probabilmente con l'aiuto di Arturo un doppio ex di Potenza e Catania, cercheremo di avere la sua suo ricordo della sua esperienza a Potenza, e avremo l'assessore alla cultura del Comune di Potenza che ci illustrerà questo piano triennale della cultura che potrebbe cambiare il volto di questa città insieme alla candidatura di Potenza città europea dello sport, e sperando che il Potenza riesca a salvare la categoria, chissà che il 2021, Covid permettendo, come avete detto, possa essere un anno importantissimo per il Potenza, per la città e per tutto quanto. Vi aspettiamo domani alle 19, di nuovo forza ragazzi, in gamba e forza Potenza, come ho detto prima, uniti si vince e dobbiamo essere uniti per ottenere questo risultato. Buona serata a tutti. Perfettamente d'accordo, forza un abbraccio. Potenza, ciao Mariano, Mariano, forza Potenza. Ci avviciniamo alla conclusione, ma c'è Simona che ha ancora qualche curiosità a cui dobbiamo rispondere. Sergio, volevo sapere invece da te, secondo te i tifosi hanno capito il momento del Potenza e sono vicini a Potenza oppure no? So, Sergio, che qualcosa bolle in bene, non entriamo nel dettaglio perché anche il gruppo di Mariano Storga, tutti sono in movimento per dare una mano al Potenza adesso e anche nei prossimi mesi, però Sergio, so anche tu sei sempre più vicino al Potenza, quindi tante iniziative, veramente complimenti interessanti. Beh, la piazza potentina, come tutte le piazze calde, sono spesso umorali, quindi è ovvio che stiamo tutti in una fase, non dico di depressione, ma di preoccupazione, perché si aspetta sempre il momento, il risultato, la partita che possa cambiare l'inerzia negativa di questo campionato. Però la stragrande maggioranza è vicina alla società, è vicina al mister Capuano, è vicina ai giocatori, quelli buoni e cattivi, perché solamente facendo fronte comune, tutti quanti uniti, possiamo superare questa fase brutta del campionato. C'è Carmine da Stoccarda che vi chiede: ma a che ora gioca domenica in Potenza? Perché me lo voglio vedere. Ore 15. Arbitro Brianzolo. Sì, su Eleven, caro Carmine, dove? Su Eleven e anche se non ero su Sky. Su Sky. Tutto Sky. E quindi Carmine, non so se era prevista la programmazione della partita. Sì. Questo non lo so, Gianni, se è prevista su Eleven, sì. Su Sky non so se nel palinsesto c'era la partita Potenza Catania, eh? Che ha scritto Eleven fa schifo. Vabbè. Allora, leggiamo, vi leggo qualche altro messaggio. Vai, come no? Allora,
Ma Eustachio è quello che è andato da Bonolis? Non lo so, glielo dobbiamo chiedere. Eustachio è quello che è andato da Bonolis? Ma me l'ho piombato, come fa? Vabbè, ce lo farà sapere. Maurizio Cappiello, Forza Potenza da Bologna. Fammi salutare l'amico Maurizio, che abbiamo giocato insieme, abbiamo fatto tutta la trafila giovanile dalla sfera. Mi fai parlare? Che ne sai tu che tu non c'eri? Parla lui che lui non c'era. No? Non ha mai giocato a pallone, Gianni. Forse avrà fatto un po' l'arbitro, non lo so. Sto leggendo. Di palla a nuoto. Non ho detto niente. Posso salutare l'amico Maurizio? Un saluto affettuoso da Bologna, grande tifoso del Potenza, grande calciatore. Un regista dai piedi buoni, caro Gianni. Con lui siamo arrivati quasi a diventare campioni d'Italia under 18 nel lontano 1987-88 a Seregno. Faccio questa piccola cosa: l'Invicta arrivò seconda, perdendo in finale purtroppo in malo modo, però almeno siamo stati vice campioni d'Italia under 18 in quell'anno. Facemmo, risultato mai raggiunto più da altre squadre giovanili. Ma perché parli sopra? Perché facemmo questa indagine, se ti ricordi, con gli amici della Coneca. Non è vero, lascia stare, ma che ne sai? Traccia né delle eccellenze, promozioni. Vabbè, Gianni. Diciamo però una cosa all'amico di prima: Potenza Catania, Sky Canale 256. Vedi che ti dice, già è stato confermato. Sono arrivati anche i saluti tu da Vita. Le cose. Che fai parlare a Gianni, scusami. Sono arrivati i saluti da Vita e zia Rosa da Massafra in provincia di Taranto. La salutiamo, buona serata. Vedi che Dino Avigliano da Sportissimo conferma: c'ero anche io. Barati. Pensavo che Dina Avigliana aveva confermato che potevamo andare a fare le riprese per lo sport. Ma il presidente, e mi ricorda la buonanima del presidente Renato Poiero, grandissimo uomo di sport, di calcio, presidente della Sfera, molti la ricorderanno. E quell'anno c'era il buon presidente Poiero, che ricordo con tanto affetto, e un saluto alla famiglia Poiero. Ci accodiamo anche noi. Ecco, volevo ricordare a chi ci guarda, tipo Dino Sportissimo e altre attività commerciali, che se ci danno una mano e sono con noi nel girone di ritorno di questo campionato, nelle trasmissioni sportive, quindi, e in più vi daremo anche 6 passaggi al giorno sulla radio, che se voi volete nella vostra attività presentare la vostra attività, verrà proprio lei, Simona. Quindi lo vogliamo dire questo o no? Quindi è vero, Simona? Cioè, vabbè, Simona, se sono d'accordo, ovviamente. Sempre se sono d'accordo. Quindi, se volete, Simona, nel vostro negozio che viene a pubblicizzare quello che è la vostra attività, fatecelo sapere, saremo lieti di accompagnare Simona nella vostra attività per registrare la pubblicità. Ah, che bella cosa! Rocco Fronzaroli, siamo pronti a fare un nuovo abbonamento per salvare la squadra e invito tutti a dare una mano. Basta campanilismo e forse il capoluogo di regione, con tutti i 130 comuni restanti a dare una mano per una giusta causa. Beh, questa l'avete un po'. È una grande società. Rocco, ha ragione. Voi sì, un programma, però, un progetto che porteremo avanti. I progetti che stanno portando avanti, quindi restate sarebbe bello. In attesa, perché sono 2-3 situazioni Salvatore, veramente interessanti. L'ho letto, poi c'è Pinuccio Vitac che dice: a sentire Scarpaleggia non verrà nessuno. Vabbè. Poi c'è Angela Civita che scrive: ma magari. Però non ho capito a cosa può essere riferito. Comunque, dato che... Ah, scusami Gianni, una informazione di servizio: c'è l'amico Cristiano Laviero che salutiamo affettuosamente. Ciao Cristiano. Amico Cristiano, si gira sempre. Cristiano, che praticamente... sta dietro l'angolo, dietro lo schermo. Che in pratica sta dicendo che... Ah no, che adesso funziona il canale digitale, l'885, ha detto che adesso è tutto a posto. Che no, ma funzionava anche prima. Sì, evidentemente c'era stato un piccolo... No, non... Anche mia mamma mi ha detto che non andava. E quindi ci sarà stato un calo, sì. Capito? E quello purtroppo è il bello del digitale, è il bello e il brutto del digitale. Ripetiamo, Sergio, quello che abbiamo detto all'inizio per chi non era collegato. Per un fatto di correttezza, nomi adesso non ne facciamo. Perché però hai detto qualcosina, lo dirai. No, lo dico adesso, però lo stai dicendo adesso. Se tra Santo Stefano...
è Capodanno, c'è un'oretta libera e c'è Sandro, c'è la Simona e tu pure. È certo che ci sarà. Facciamo un'oretta e vi dico tutti i nomi ruolo per ruolo, vi dico anche trasmissione che si chiamerà Le Verità di Arturo. No, anche i portieri che siamo già bene a portieri, vi dico si potrebbe portieri. Fare tranquillamente. Si potrebbe fare tranquillamente anche nel pomeriggio, però questo. Un'ora, così diciamo. Del 31, proprio l'ultimo giorno dell'anno. Il 31 è rosso, mi sa. 31 non ci è rosso, non ci fanno uscire. O 29 o 30. Allora 29 o 30. Ci facciamo un'oretta e vi dico tutti i nomi, promesso. Però pure tu dirai. Certamente. Va ma bene. A casaccio li vuoi dire i nomi? No, ruolo per quelli è perfetto, perfetto. Diciamo i nomi, i potenziali. Poi c'è Peppe Bochicchio che fa una riflessione. Beh, non è manco tanto difficile trovare uno più forte di Conzon, basta puntare il dito nelle pagine bianche. E vabbè, lo Peppe sta sempre delicato, Peppe Bochicchio. Invece Marco Bochicchio ci scrive: ma lo laico non si può rimettere gli scarpini? Così gli facciamo fare il cross di Benevento? Salutiamola per Delgado. Ciao Peppi. Ciao Peppe. Però Marco ci aveva detto la cosa dello laico. Simone non è in sé, non è la seconda trasmissione. Vabbè, che gli arriveranno i saluti. Dai. Angela Civita specifica. Detto che presento, lui lo ciao sa. Angela. Ecco, specifica: il vero tifoso è sempre vicino al Potenza, nel bene e nel male. E ha ragione. Questa è una grande piazza, Artù. Ecco qua, ci hanno mandato pure il video, peccato che non lo possiamo mandare. No, di Eustachio Cipolla. Ma no, quando andò alla trasmissione di Bonolis. Quindi non sapevi che era famoso Eustachio. Eustachio Cipolla. Pensa tu, nome e cognome. A me già Cipolla non mi piace, poi pensa tu. Sergio Mauro, lanciato sulla fascia. Madonna, sì, questo è Maurizio Cappiello che ricorda dove giocavo io e ti dice, ti conferma quando prima, poc'anzi detto da me per l'Invic, dalla partita persa la finale del campionato Under 18 nazionale. Massimo Restaino, buonasera a tutti, complimenti ai conduttori, non l'ha scritto ma lo conosco bene. Secondo me ti piace pure la conduttrice, Massimo. Fai bravo bambino. Grazie. È a casa anche lui sul divano. Cioè, saluto la moglie di Massimo. Buonasera. Ah, prima Forza Potenza. Saluti da Varese. Arrivano anche da Varese i saluti. Maurizio Cappiero, tutto vero. Seregno, dura sconfitta. Hai visto come confermo? Come arrivano le conferme, Gianni? Angela Summa. Anche in biblioteca di sta partita. Sì, vabbè. Angela Summa dice sì su Sky. Massimo è saltato l'8 oggi, ma comunque ci hanno detto che. No, prima era saltato. In provincia si cena a quest'ora. Vi saluto e vi faccio i nostri complimenti per la trasmissione. Angela Summa. Il capoluogo si mangia un po' più tardi. Angela Rocco. Summa ci ha detto speriamo la partita di Seregno su Sky, quindi non è vero niente. Qual Sky? La partita di Seregno. Ha detto sì. Su no, Sky. Era riferita al potere. Ma se Sky manco esisteva nell'87. Siete impostori. Abbiamo fatto questo, le ricerche. Stasera Artura si è fatto un po' qualche litro di vino. Va bene, andiamo avanti. Vai Gianni, vai. Poi sempre Rocco Fronzello dice per la speriamo di conoscerci di persona. Sicuramente. Forza Potenza e Spinoso. Quindi noi li salutiamo. Noi abbiamo sempre detto che siccome noi non abbiamo solamente, non facciamo solo TV, programmi TV, ma siamo anche una radio sia in FM che anche sul digitale internet, però sull'IPTV, che giorno che si potrà fare questa festa a Spinoso per il Potenza Club, noi abbiamo dato la disponibilità per organizzare la festa. Sì, di portare l'impianto, i DJ, ma anche gli animatori. Il Potenza, porterà dei calciatori. E arriveremo tutti insieme e lì faremo una grande festa. Verrà anche Sergi. Vabbè, farà il cerimoniere Arturo. No, la stiamo organizzando. E presenterà Simone. Beh, su questo non ci piove. Però può essere già che con Mariano siamo organizzati. Anzi, io faccio una proposta da questi studi con altra madrina. Aspetta, no, Artur, mi è venuta l'idea. Simo, preparati, Gianni, vediamo se sei d'accordo. Prossimo campionato del Potenza Calcio, non me ne voglia Pino Marceddu. Facciamo fare la speaker allo stadio Viviani a Simona. Che dici? Beh, sarebbe bello perché. Perché no? Però poi deve, quando segna il Potenza deve fare una lo farà, saprà il gol. Rocco Fronzaroli ha detto che ci vuole, ci vuole pure Simona. Stiamo un attimo, sono le 8:20. Aspetta che c'è un messaggio. Comincia a fare il countdown questo. Tanto non ci sta la spesa. Allora, non c'è spesa, sono tutti chiusi. Chi fa la spesa? No, è tutto chiuso, vai Gianni. E c'era bisogno di giocare al risparmio in estate per poi trovarsi adesso
messo in fondo alla classifica e dover rifondare la squadra. Chi è che lo dice? Spendendo anche di più e senza avere nemmeno la certezza di salvarsi. Allora non è vero che non c'erano i soldi, Paolo ce lo dice. No, Paolo, dai. Altre situazioni, altre di situazioni. Base, il campionato è un'evoluzione continua. Adesso guardiamo avanti, oramai quello che è fatto, pensiamo a rinforzare questa squadra. Non sarebbe una battuta che si può fare, pacco, pacchetto e contro pacco. Non è che è stato scelto Somma che non allenava da 4-5 anni per grazie a grazie. Delle situazioni. C'erano delle situazioni che ci hanno portato. Che ci hanno portato pacco, pacchetto e contro pacco. Va bene, abbiamo tutto il tempo adesso per rimediare. Questa è la trasmissione più simpatica di Potenza. Bravi tutti. Grazie. Grazie, Salvatore. Però non lo di spesso, no, a qualcuno gli può venire un mal di stomaco. Rocco Fronzaroli, saremo lieti e orgogliosi di ricevere nel nostro piccolo e bellissimo borgo tutti voi. Beh, ma noi, noi ci verremo volentieri. Arturo tanto non mangia, dai, a dieta, lui è a dieta perenne, quindi anche a Spinosi quando saremo ospiti, lui non mangerà niente, Gianni. Ma non è che lo controllo io. Non è che c'è il buffet. Io ho capito. Questo sempre. Io invece ho capito perché se ne vuole andare subito presto Arturo. C'ha fame? No, perché quando faceva prima le trasmissioni che andavano solo su tutto Potenza, sì, mi ricordo che andava nei locali e mangiava sempre. Sì, ma sembra a mangiare stava, è vero, ti ricordi? Sì, però spiluccava anche le patatine, i crodini, allora, una cosa, facciamo, guarda, una indicibile. Cosa, facciamo una cosa. Lanciamo un appello a Michele De Ziming, che grande Michele. State... Quando il Covid finisce. È un grande amico, è un grande amico Michele. E non mentre dice, mangiava, non dice mai no. Già fatte, durante la trasmissione si farà destrascenata. Ma lui si è mangiato, scusa, faccio pubblicità, i fratelli la bufala, si è mangiato mentre parlava, mangiava un piatto. Ma non di, è che mangiava, di paccheri, non è che mangiava da solo. Ma una cosa tu, lasciamo perdere, Gianni. Io invece mi ricordo, e questa sarebbe una cosa bella da riproporre, ma vediamo nel nuovo anno se ci riusciamo. Se se ne va sto Covid, tanti anni fa su Teledei, in una delle mie trasmissioni, facevamo un gioco, caro Sergio, che andava fortissimo. Cioè mangiare gli spaghetti, e proprio Michele ce li faceva arrivare bollenti, con le mani dietro le spalle, con la bocca. Alla Totò. Senza, sì, era una gara. E mi ricordo che c'era il campione, che io lo posso sempre andare a beccare, perché è un amico, era il campione, nessuno mai l'ha battuto, Sergio. Quello quattro morsi aveva finito il piatto. Maronna, bollente, dipende bollente. La mano, ovviamente teneva una manona. E c'era un grande premio per ogni volta che questo vinceva. Vediamo a gennaio se riusciamo a portare una gara degli spaghetti nel diavolo e l'acqua santa. Il primo a sfidare il campione mettiamo Arturo. Ma io non... Stai tranquillo che Arturo mangia come un tricheco. Eravamo così, vabbè, ma non vabbè, mangio, vabbè. Non dai, mangio. Ci divertiremo, speriamo pure che se ne va sto Covid. Pure il dolce, io il dolce, pure il dolce. Se se ne va via sto Covid, ragazzi, insomma arrivano un po' di amici, sostenitori di Telestudio, Radiostudio, ci divertiremo alla grande, come i bei tempi. Quindi, in chiusura, diciamo, parliamo un po' di mercato, soprattutto per quanto riguarda... Arturo, anche quando fra 100 anni morirà, dirà prima di morire, in chiusura, e chiude la partita, in chiusura. Andiamo avanti. Dicevamo, parliamo soprattutto della difesa. Allora, che possiamo dire al momento? Che Boldor... Ormai è fuori. È fuori, non si allena più. E dobbiamo vedere come deve essere girato a qualche altra squadra. È stata chiesta la rescissione del contratto, ovviamente l'entourage del calciatore ha chiesto dei soldi, il Potenza ha fatto una controfferta. Al momento Boldor è un calciatore del Potenza in serie, c'è una trattativa in corso. In Serie C in Italia non penso possa avere molto mercato, quindi se andrà via dovrà trovare squadra all'estero, e quindi fino a quel momento è e resta un giocatore calciatore del Potenza al libro paga del club lucano. Per quanto riguarda Sales, allora Sales sarebbe contento e felice di tornare al Potenza, per come lo stesso Antonello Giosa, un giocatore alla volta, per riabbracciare la maglia, i colori, anche per motivi personali sarebbe felice di arrivare a Potenza. Quale può essere, non li possiamo sapere questi motivi personali, no? Quale può essere, io, Simona li sa, non so Arturo niente. Arturo non sa mai, io fai lo sempre, so, non posso però non parlare, lo dico. Vabbè, non lo dice adesso, dai. Qual è Gianni, il problema, che non è un problema, questione di donne fu ho capito,
Non io, cioè. È chiaro, chiariamo, chiariamo, chiariamo. Ah, io, questo è uno donne scoop. Vicino a me. Abbiamo uno scoop, io, e non fai presente questo. Hai sentito Simone? Io non so niente. Ma questa potenza, questa città di poi, queste donne di potenza. Quindi, che qual è la, ammaliano le, qual è i la, giocatori qual del è la, Potenza Calcio? Qual è la problematica? Il calciatore sarebbe contento di tornare, ma ho capito che l'entourage, gli agenti, ha due agenti, un uomo e una donna, sono, sarebbero... Però tu sai benissimo il rapporto che ci sono tra gli agenti e la società del Potenza Calcio, quindi che sono non ottimi. Non voglio dire pur di non parlare a Potenza, comunque il calciatore, io ho capito che è in uscita da Monopoli e lo stanno offrendo a tante squadre. Ho saputo... Perché hanno... in uscita da Monopoli? Lì c'è una situazione particolare, una situazione un Gianni. Particolare. Da un punto di vista, lo stesso Antonello Giosa ha avuto problemi con il mister Scienza, se tu ben ricordi qualche partita hanno fatto il turnover, certamente fare il turnover con Antonello Giosa è un po' un azzardo ovviamente, perché è un giocatore che dovrebbe giocare tutta la vita e già questo ti fa capire che i rapporti con il mister Scienza non sono ottimali. Quindi Sales... potrebbe tornare, però l'ho preciso prima, l'anno scorso era un Potenza che giocava in un determinato modo e aveva un determinato centrocampo. Non è detto che se noi pigliamo mezza difesa l'anno scorso la squadra poi quindi è comunque un rischio, tu che giocavi da pallone. Due terzi sarebbe di difesa se dovesse venire anche Antonello Giosa e quindi Sales abbiamo chiarito che c'è la volontà del ragazzo, ovviamente lui là c'ha un biennale a cifre un po' più alte. Vabbè, ma non è quello il problema. Per quanto riguarda Antonello, si sta ragionando e si sta lavorando sotto traccia, perché il Monopoli l'ha accolto, le ha offerto un bel contratto e quindi... Chi ha offerto un bel contratto? Il Monopoli, quella in estate. Ah, in estate, perché già c'è. Quindi l'Antonello, che è un bravissimo ragazzo, mettetevi pure nei panni del calciatore... È lui che deve dire me ne voglio andare. È chiaro, perché comunque i rapporti non ottimali con il mister Scienza sempre solo torniamo. E poi un'altra cosa ti voglio precisare, dato che stiamo smantellando la difesa del Monopoli, il Monopoli ti dice aspetta, te ne vai. Sì. Quando lo dico io, quando io e trovo... non gli possiamo dare Boldor al Monopoli. Beh, potrebbe essere una grande idea, Gianni. Solo che a Monopoli dovrebbero avere un po' l'anello al naso per prendersi il Boldor, fare questo scambio. Quindi diamo pure qualcun altro. Giosa, io sono positivo, ma non ve lo do al 100% adesso. Poi non sappiamo. Noi abbiamo fatto un sondaggio. Monopoli Potenza è una partita particolare. Se ne parlerà ovviamente mica adesso. Dopo Monopoli Potenza, a campionato oramai. Noi abbiamo fatto un sondaggio sul possibile ritorno dei Leoni. Sì. E abbiamo iniziato proprio con Antonello Giosa, perché questo su Teletifo Potenza, perché... Perché è potentino, quindi abbiamo voluto incominciare da un potentino. Abbiamo ricevuto, ma veramente, tantissimi, sì, tantissimi messaggi e tanti anche video dove Antonello Giosa a Potenza sarebbe accolto veramente, non bene, ma proprio molto di più. Quindi io mi auguro davvero che venga Antonello Giosa. Sì, anche perché c'è un'altra cosa che Arturo sa, che la moglie di Giosa... Bravo, quando parliamo... esatto. Ci tiene, vorrebbe veramente, lo so per certo, che preferirebbe stare a Potenza con i figli, con i suoceri, quindi i nonni dei propri figli c'hai vicini. Piccoli, importante, c'è un appoggio, quindi anche a livello familiare, anche se lui risiede vicino Brescia, quindi sì, comunque Potenza... certo. Facciamo la breve, Andonè, tornate in muovo, ti amma. Poi è uscito anche il nome di Sepe. Sì. Sepe l'abbiamo avuto fermo fino a poco tempo fa, ha fatto 2-3 partite a Nardò e mettetevi nei panni del calciatore che deve chiedere al Nardò di andare via. E vabbè, se va in un campionato in Lega Pro, prende soldi interessanti, può essere pure che il Nardò per liberarlo ti chiede un piccolo obolo, piccolo obolo, e glielo devi comunque dare. Però e noi gli possiamo dare Boldor. No, siamo su Boldor. Però non è che tornano tutti, precisa, Sepe, Gio, cioè io penso che uno dei tre si sta lavorando e può tornare. O uno o due dei tre però potrebbero essere. Però oltre questi, ve lo ripeto, si sta lavorando a difensori importanti, nomi veramente altisonanti. Altisonanti.
E poi c'è questa situazione. Sì, ma quali sono sti nomi? Artur non li vuole dire perché sennò. Siamo. Abbiamo parlato già. Anche, come dicevo, Simona, di provaci tu, fagli sputare il rospo. E quindi penso che sia impossibile. Parlavamo forse con un piatto a di paccheri. No, proprio no. Ma no, Gianni, se gli porto un bel piatto di paccheri, chissà, forse si convince. Ti piace per i paccheri. Parlavamo però anche nel di... frattempo Arturo è uscito, chi vuole Boldore. Visto che abbiamo fatto un servizio per il Potenza. Sì, chi è uscito? C'è Salvatore Lottatore che vuole Boldore, lo prende lui perché ha un campo di patate. Quindi, a raccogliere un po' di patate, sì, però serve. Più voglio spiegare che più i calciatori leggono tutto, più questo spirito saggio circolano e più lui resta qua e più stai calmo, c'è gente che ha firmato un contratto, c'ha famiglia e non è che i calciatori li prendi, pacchi postali, stia calmo, sia chiara sta cosa, sia chiaro. Allora non penso che un giocatore voglia rimanere fermo e rimanere separato in casa. No, ma certo, quindi... se non trova la può pure trovare un 20 gennaio. Lo so. Però fino a 20 gennaio non gioca Arturo, quindi... No, ma non gioca più. Sì, non giocherà, non giocherebbe comunque. Quindi non pensi che un giocatore abbia l'intenzione di rimanere solo per prendersi i soldi, no, e rimanere fermo e non ci giocare. Ci vuole tatto, ci vuole calma, ci vuole intelligenza, serenità. In queste gestioni, queste trattative, essere bravi, ma noi sappiamo benissimo che il presidente Caiata, con l'aiuto del mister Capuano e anche dei dirigenti del Potenza, sapranno loro come addivenire a un accordo che vada bene per entrambi. E quindi invece dicevamo anche di Conzon, al momento Conzon resta, è un calciatore. Io lo terrei come difensore. Lo terrebbe, però non è detto che per motivi a noi oscuri, in corso d'opera. Però ti voglio spiegare perché lo terrei a Conzon. Perché se tu vai a vedere, tranne l'errore della partita col Catanzaro, dove fece quella scellerata di scivolata in area di rigore, tu lo che vedi causò... un po' alla Sales in una buona difesa, sì, può darti perché, tanto. No, perché se dicevo Conzon, quando la difesa del Potenza ha causato grazie all'errore di un singolo il gol, la squadra ha portato, diciamo, in gol gli avversari, Conzon non ci ha mai messo lo zampino. Conzon tecnicamente con i piedi è scarso, è tecnicamente bravo sull'uomo è bravo, di testa è forte sia in difesa che in attacco, l'ha dimostrato anche su diversi calcio d'angolo, aveva fatto gol col Teramo, un gol regolare che è stato inopinatamente annullato, e ha il senso della posizione. Ripeto, lui non ha mai avuto colpe in nessun gol dove c'è la responsabilità della difesa rossoblu. Quindi io lo terrei. Diciamo che è il meno peggio. Salutiamo anche Leandro Guaita che ci sta seguendo. Un affettuoso abbraccio a Leo. Leo numero uno. Novità su novità su Leo. Allora l'ho detto lunedì in trasmissione. Dillo che, adesso. Che siamo in pratica c'è l'intenzione nei confronti di Leo Guaita. Però il problema è che va liberato un posto tra, almeno un posto tra Viteritti e Coccia. Io direi più Viteritti che Coccia. E qui sta il problema: se non si libera questo benedetto posto diventa complicato. Certo che sarebbe un bello sarebbe cosa, bello un ritorno di Giosa, Sales, anche Sepe, perché no, ma addirittura anche con Leo Guaita. E poi mi avete nominato prima uno per cui io sarei non contento ma contentissimo, perché è un potentino doc, bandiera per me sarebbe veramente Nolè, Leo Guaita, Giosa, ma scherziamo, abbiamo poi veramente anche nomi della nostra città, anche perché la squadra ha bisogno di leader, Gianni. Leo leader. Guaita ormai è un potentino a tutti gli effetti, a tutti gli effetti, Leo. Quindi gente che veramente giocherebbe col cuore, quello che manca ama la maglia, a molti ama giocatori la maglia di questa squadra, col cuore. Scherziamo. Con la giusta attaccamento alla io squadra. Mi auguro che Babbo Natale veramente mo ve la dica la mia, questo è stato un 20-20, voi avete detto all'inizio così, ma è un 20-20 che nessuno di noi secondo me vorrà mai più ricordare nella maniera l'anno più assoluta, più brutto proprio che ci poteva essere. Lasciamo questo anno a chi verrà nel 30-30, ma assolutamente nel 30-30, perché... povero allora chi si trova, mamma mia, veramente un anno bruttissimo sotto tutti i punti di vista. Allora.
E quindi io mi auguro che il 2021 ci riporti un po' di rosso-blu verace. C'è qualche rosso-blu verace, Artù? L'hai detto già tutti. Ma quindi che lato sto io? No, ma ci sono anche altri nomi altisonanti che però Arturo tiene nascosto. Detto, già ho spiegato, però li faccio. Però Arturo, anche in onore a Simona e al fattore che non è fatto un nome lo puoi dire, festa, uno solo, che non lo vai al supermercato, no, un nome almeno con, dillo. Con la tortura questo. Io volevo spiegare la situazione di Cianci. Allora, Cianci resta, ce lo siamo detti prima, secondo me resta. Nel caso in cui per motivi apocalittici che noi non conosciamo Cianci dovesse andare via, un nome buono... Non andrà via Cianci, avanti. Ok, però allora, se volete l'ipotesi... Il nome qual era? Ma questo è un nome che non c'è... Ma scusami Gianni, mi vuole fare il nome su Cianci, vado che è il bomber del campionato. Non dice più. Il bomber del campionato, il bomber del Potenza e mi fa parlare di Cianci se va via Cianci. Tu me lo devi dire sui giocatori che devono andare via, allora, non su quelli che devono rimanere. Nel caso in cui andrà... Che belle notizie, proprio foriero di buone notizie. Nel caso in cui Cianci dovesse andare via... Abbiamo detto che non va via, non viene Gondò, non viene, che potrebbe addirittura andare alla Juve Stabia, è un pupillo del mister, a me piace tanto, potrebbe arrivare a Potenza, Potenza è pieno di prime punte, quest'anno non si incastra niente, comunque Cernigoi, ex Rieti, Juve Stabia, ti piace, però, arriverebbe già domani mattina, però, sì, però per non è un goleador, non c'è un goleador. C'è un saluto per a Scarpa, quindi Scarpaleggia. Non sapevo questo nomignolo. Un pallone a pane e puparulo. Scarpa, penso che Scarpaleggia. Sì, o a Fernando Scarpa forse. Se ci dice chi è che lo manda, possiamo Antonio salutare. Vuolo. Ah sì, Antonio Vuolo di Sant'Angelo e Fratte, salutiamo. Non è in Germania Antonio Vuolo, no? No, Antonio Vuolo di Sant'Angelo e Fratte, quindi salutiamo tutti gli amici di Sant'Angelo e Fratte e il mitico pallone salutiamo a pane e puparuolo. Allora Sergio, adesso ci dai gli auguri di Buon Natale, siamo in chiusura. E che mi piace, Babbo Natale almeno. Però... Non si fanno mai prima gli questo, allora devi sapere, allora, Gianni, scusami, ma lui è nato a Melfi, è nato a Potenza. Nato a Potenza tu? No, ecco, non si ha mai avessi fatto. Però un cappellino ve lo potete mettere. Te lo potete mettere. No, che un cappellino. No, Gianni, tu devi sapere allora che Arturo è metà avellinese per parte di mamma. Saluto la mamma, persona gentilissima, per bene. Il papà idem, però il papà è originario di Melfi, non, per questo il nome è Arturo, è l'albero genealogico Arturo, e quindi lui è tifoso del Potenza con queste origini, visto che fortuna che abbiamo a Potenza non è che è un bisnonno pure di Matera, no? No, questo no, questo no. Sono le 9:15 e abbiamo Simona con i suoi saluti. Sta andando in ritirata Gianni, ti avviso, in ritirata. C'è un altro messaggio che è arrivato, vabbè, più di qualcuno. Vogliamo finire di leggere. Dobbiamo essere scortesi con nessuno. Un saluto a tutti e un saluto al grande Leo Guaita. Per grazie. Leo. Ma grazie vediamo... che Guaita, non posso salutarsi. Per Leo, vediamo di liberare due posti, così sicuro può tornare. Complimenti per la trasmissione. Firmato Nicola. Poi c'è Roberto Sgovio che dice: torna. Vedi come lo voglio. Giuseppe Calabrese, un abbraccio da Bologna, siete top, grazie. E a voi, di che parlavamo? Dei saluti di Simona. Siamo alla fine, quindi. Sì. Ho capito. È a fretta. E vabbè, io direi che forse Simone Melchior li fa alla fine i saluti. Lei ha aperto e lei chiude, quindi fateli prima voi i saluti. Per il momento li faccio io. Simona saluta e noi diamo gli appuntamenti per sto. Allora, nel momento saluto io. Io devo far salutare loro. Alla scaletta. Allora facciamo così. Per questi si chiamano saluti. Facciamo così. Pasquale Manicone saluta Sergio Mauro. Facciamo così, ora vi saluto io. Pietro Di Lucchio, anche a Padova, è rosso blu e vi segue. Bravi. Grande Pietro. E un po' tutta l'Italia stasera, veramente. Complimenti ve li faccio anche io a voi, li faccio a Simone e a voi, perché grazie. Questa sera. Ma pure tu sempre prima a Simona, bravo Gianni. Sempre, bisogna bravo. Essere sempre gentili. No, prima sempre. Le donne, cioè, prima le donne, bisogna scavalieri. È giusto. Le donne vanno sempre onorate, sempre. Sempre. Tulipano Gennaro, buonasera ragazzi e forza Potenza sempre. Io inviterei gli ultimi saluti a mandare un saluto a Simona, perché ora l'abbiamo detto, le donne vanno sempre
omaggiate. E io vi ringrazio perché avete fatto una bella puntata. Abbiamo fatto, dai, mi invito pure io. Bella piena con tantissima gente, sempre prima le donne, Anna Maria Malaspina, hai visto? Anna Maria, un saluto affettuoso. Anna Maria, salutiamo tutte le donne che ci stanno ascoltando. Ha detto Arturo, poteri alle donne, ha detto Arturo, che se ci mandate l'indirizzo mando una rosa ad ogni donna. Questa sarebbe una cosa bellissima. Io vi saluto, grazie, ci becchiamo alla prossima. Ciao Gian, a voi, ciao, saluti finali. Va bene, vai Simona. Bene, siamo arrivati alla fine di questa infuocata decima puntata del Diavolo e l'Acqua Santa, che ha visto protagonisti nostri Arturo Scarpaleggia e Sergio Mauro, e noi ringraziamo Radio Studio Web, il nostro Gianni Penna, l'autore Giuliano Guarino, il partner di tuttopotenza.com, campagnasoccer.com di Antonio Vistocco, Rosario Cammarota e il nostro tecnico Sandro. Ma siamo noi che ringraziamo voi, dato che i numeri ci premiano sempre di più, settimana dopo settimana. Mi raccomando, seguite i nostri canali social e tematici e leggete come sempre tuttopotenza.com. E quindi, sperando che il Potenza si possa riprendere in queste due partite, non ci saremo giovedì 24, perché in questo tremendo 2020 almeno proveremo a festeggiare. Però non avevo detto che forse mercoledì qualcosa, ma che fai, cambi idea? Potenza gioca alle ho detto tra il 26 e il 30, lo annunceremo poi su tutti i nostri canali, un'oretta di mercato dove finalmente tirerò fuori, sviscereremo tutti i nomi. Auguri di un Natale, santo sereno Natale, auguroni a tutti. Un grande amico avvocato Sergio Mauro, e un grandissimo ringraziamento alla nostra bella e brava Simona. Forza Potenza, e quindi ci riaggiorniamo a brevissimo con il Diavolo e l'Acqua Santa. Buone feste, buona a tutti, serata, ciao buone a tutti. Feste. Tanti progetti o nuove idee, realizzarle è a un passo da te. Affidati all'agenzia Affiditalia Angelo Triani. Richiedi un prestito personale o cessione del quinto. A Potenza, in via del Galitello 113, telefono 0971 47 0960, e a Rio Nero in Vulture, in via Brindisi 63, telefono 0972 72 23 52. Vieni a trovarci, troverai un consulente a tua completa disposizione. Preventivi gratuiti. Ti aspettiamo. Consulta i nostri prodotti su www.triani.com. retefiditalia.it.
Reggi nove blu, solo per stasera poi rimane, scegli tu, Audi, Maserati, Mercedes, BMW, stai senza pensieri, già non pensi niente più, non pensi niente più, ci portano giro, frate mie ne fasci quattro, ci fai poco, tengo sette vite come gatto, non mi importa niente, poi che mo faccio cantando, da quando cantava con mi ricciolati tanto. Profumato di Chanel, giro per tutto quartiere Gucci. Per qualsiasi tipo di ricorrenza, affidati ad Idea Fiori. Idea Fiori, di Michele Pinto, in via Tirreno 71 a Potenza. Addobbi floreali per qualsiasi tipo di cerimonia, piante di ogni tipo. Per ogni esigenza, chiama il 349 3911 524. Idea Fiori è a tua disposizione. Ci trovi in via Tirreno 71 a Potenza. TRE Viaggi, agenzia viaggi a Potenza, specializzata in numerose destinazioni quali Stati Uniti d'America, Giappone, Australia e Polinesia. Lo staff di TRE Viaggi vanta un'esperienza ventennale ed è in grado di pianificare viaggi su misura, con passione ed impegno, per garantire la perfetta riuscita della vostra vacanza. Siamo anche biglietteria aerea, navale, ferroviaria e autolinee come Liscio, Marozzi e Marino. TRE Viaggi è in via del Gallitello 89 a Potenza, con telefono 0971 60 12 43. Seguici su Facebook, Instagram e su www.treviaggi.com. TRE Viaggi, la tua agenzia di viaggi. Panificio Biscottificio La Nuova Cavuoti SRL offre prodotti da forno dolci e salati con ingredienti di prima scelta, produzione di pane con farina tradizionale, integrale o di soia, focacce, pizze farcite, taralli, biscotti, brioche, dolci tipici regionali, glassati e pralinati, pasta di mandorle e tante altre squisitezze. Siamo in via Sant'Angelo 43 AB a Pietrapertosa, Potenza. Info al 333 500 162 40. Panificio Biscottificio La Nuova Cavuoti. Viva la bontà. Bar Sopra lo Zero di Nicola Colangelo e figli, caffetteria, cornetteria, drink, stuzzicherie varie, panini assortiti, pizza al taglio e ripiena, gelateria artigianale e gelati delle migliori marche, esclusivista per Potenza dell'Aron Caffè, dal profumo unico e intenso, bibite assortite, vino e prosecco esclusivi, tutto ciò all'insegna della cortesia e della professionalità, a vostra disposizione per ogni tipo di lieto evento. Bar Sopra lo Zero di Nicola Colangelo e figli, in Contrada Centomani numero 11, presso il Palazzo di Vetro a Potenza. Per info e prenotazioni 388 7319 055. Bar Sopra lo Zero, da noi fa sempre caldo. Chiudono palestre,
piscine, centri benessere e centri termali. Una decisione questa è stata particolarmente difficile. Chiudono palestre. Ancora qualche secondo. Per la tua pubblicità contattaci allo 0971 30 98 54 oppure 340 94 78 112. Jingle bells chime in, jingle bell time, dancing and prancing.